Ai microfoni di Nero Verde Channel, Ciro Improta e Sabatino Nese, rispettivamente preparatore atletico della Castellanzese, oggi anche allenatore in sostituzione di Achille Mazzoleni squalificato e preparatore dei portieri. Una vittoria sudata, arrivata praticamente allo scadere da parte della Castellanzese, però per la prima volta non si subisce gol. Bravo, ha detto la cosa giusta. Proprio oggi ne parlavamo col mister, che ultimamente siamo una squadra che fa parecchi gol, però ne subiamo. Oggi, guarda caso, non subendo gol, abbiamo vinto anche questa partita, anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati, forse più per demerito nostro che merito dell'altra squadra, siamo riusciti a non prendere gol e alla fine la squadra ci ha creduto fino alla fine e sono stati premiati, perché questa squadra, possiamo dire tutto, ma come impegno, come proprio la capacità di resistere a tutte le difficoltà, si unisce sempre e porta a termine in questo momento degli ottimi risultati, ecco. Parlando invece con Nese, il preparatore dei portieri della Castellanzese, proprio sul lato difensivo, penso che oggi possa assolutamente essere soddisfatto. Anzi, nelle poche occasioni concesse è stato bravo anche il nostro portiere Pilotti, ma posso dire che il gruppo portieri è un gruppo con indedicato anche con Chierchi, ma anche con il ragazzo 2005 Poli, posso dire che è un gruppo di portieri che comunque durante la settimana non si risparmia mai, e quindi il fatto di non subire gol oggi posso dire che è frutto anche del gruppo, del lavoro che si fa durante la settimana. Poi posso aggiungere una cosa, comunque anche come la volta scorsa, la squadra non molla mai, infatti come è successo anche nelle ultime partite, una che ci crede sempre, questo è bisogna dar merito al gruppo, assolutamente. Castellanzese che ora è ottava in classifica ed è la prima fra le lombarde. Quanto forse può essere importante anche questo dato proprio a livello mentale? Ma di sicuro siamo contenti, perché quando ti ho incontrato prima ti ho detto bellissima classifica, oggi per noi lo sapevamo che dovevamo cercare in tutti i modi come arrivava questa vittoria per stare un po' tranquilli e non facciamo sogni, ma di salire, come diceva il mister, di stare dalla parte opposta. Ma sicuro questa classifica sta premiando il lavoro da quando è arrivato mister Mazzoleni, che è cambiato tantissimo sotto l'aspetto del lavoro e si stanno cominciando a vedere dei primi frutti proprio sotto l'aspetto sia tattico, tecnico e fisico, e questa è la dimostrazione che anche oggi il fatto di non mollare vuol dire anche che tu stai bene e la squadra crede fermamente a quello che facciamo durante la settimana. Lascio la parola ad Alessio Salerio, collega della Prealpina. C'ho una seconda domanda a mister Nese, chiedo quanto è importante per questa Castellanzese avere un portiere che fin qui ha sbagliato pochissimo e anzi tutte le volte che si è fatto, che insomma anche magari poche occasioni all'interno di una partita si è sempre fatto trovare pronto. Sì, c'è da dire che appunto lui ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente, è vero anche che abbiamo subito dei gol in questo arco di campionato dove comunque tante volte c'è anche la bravura dell'avversario. Diciamo che secondo me Pilotti è un buon portiere, un portiere di categoria, poi ricordiamo sempre che è un under, quindi un 2002, come anche un Delicato che ancora ha trovato poco spazio, però la piazza la conosce molto bene perché in passato comunque era il portiere titolare di questa squadra quando sono arrivati, diciamo siamo al secondo posto. Quindi è molto positiva il fatto di lavorare bene in settimana e il fatto che comunque anche la squadra crede sia in Pilotti che in Delicato.